Benvenuti ragazzi qui a Wet Wet Simone Pacello, una crisi di identità. Ovviamente oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più, siamo tornati in un nuovissimo episodio di Io e la mia ossessione. Poi in un prossimo episodio mi raccomando di superare i 50.000 like a quel bottoncino che ci facciamo diventare blu, ma soprattutto venire a seguire su Instagram, dove ogni giorno a mezzogiorno e 30 mi faccio proprio una maschera con lo scrap. Senza dilungarci troppo, partiamo. Mi chiamo Natasha. Ciao Natasha, sei quella che nella vita fa la bagascia. La mia ossessione è mangiare maschere all'argilla. Grazie di essere passata, non ce ne frega. Potevi anche... Non avevamo bisogno. Non avevamo bisogno. Inutile di... Madonna, sa. Inutile di... Non fate queste cose a casa. Non fa, perché si rischia la vita. Questo si mangia le... Io pensavo che si mangiava le maschere, ma tipo a maschere di Batman. Hanno un magnifico sapore di... roccia bagnata. Ah, il famosissimo sapore di roccia bagnata. Chi non sa che gusto abbia una roccia bagnata? E mi fanno sentire tanto bene. Mi immergo nel gusto, in quel sapore che sa così di terra. Cioè, io sto cercando adesso di razionalizzare. Cioè, lei si sta mangiando le maschere all'argilla. Che buono, sa di roccia bagnata. Natasha mangia polvere di argilla per maschere per il viso da 7 anni. Da 7 anni. Da 7 anni. È così dipendente da consumarne anche un barattolo al giorno, a volte persino in sostituzione dei pasti. Ma cosa? Cosa sta da cazzo sto a vedere? Che cosa significa? Che cosa ci mangiamo questa sera? Facciamo un hamburger, un panino? Ma che ci mangiamo due maschere all'argilla? La maschera all'argilla che mangio io è fatta di una polvere molto sottile. Sembra di avere la sabbia in bocca. Lo stai a mare. Quando me l'ha detto la prima volta ho pensato a uno scherzo. Si chiama anche lui Nathaniel. Si chiama anche lui Nathaniel. Ve lo ricordate Nathaniel? Quello che era fidanzato con la macchina lì che se la fa. Mi chiamo Nathaniel. Come? Come si chiama? E sono fidanzato con la mia auto. Porca di quella puttana! E proprio allora una cosa, che chi si chiama Nathaniel c'ha un caso umano proprio nella sua vita. Ogni giorno Natasha consuma più di 2 tazze di polvere d'argilla per maschere per il viso. L'equivalente di oltre 1 tonnellata negli ultimi 7 anni. Cioè ha mangiato 1 tonnellata d'argilla? Cioè se mangiava un elefante stava meglio. A volte ne prendo una bella cucchiaiata. Sì, tanto fa bene. Altre è giusto un pizzico, dipende. Natasha non si limita a mangiare la polvere direttamente dal barattolo. Vi immerge anche le patatine. Sì, capite, lo utilizza come salsa a parte. E ogni sera, per rilassarsi, ci beve su una birra. C'è letta romantica stasera? Birra e argilla? Io me ne accorgo sempre, perché si sporca le labbra e cerca di pulirsi con la lingua. Ma poi è sporchissima! È palese il fatto che abbia mangiato l'argilla. Come può nasconderlo? Cos'è qui? Molto! Siamo seri? Quando esco me ne porto un barattolo. Non potrei mai guidare senza. Lo porto persino al lavoro. Ma tutti scuotono la testa e mi fanno sentire anormale. Una mia amica mi ha raccontato che le veniva questa strana voglia. Mi ha detto mettine un po' sulla lingua. Io ho provato. Ma ti ha detto un po'. Cioè un poco. Tu ti fate tutto un vasetto. Natasha, 40 anni. Mangia maschere all'argilla da 7 anni. In tutto questo tempo non ha mai rivelato la sua ossessione alla sua cara amica Sugnani. Ecco, siamo arrivati finalmente al fatidico momento in cui lei deve svelare l'arcano mistero alla sua migliore amica, che tra poco diventerà per ovvi motivi ex sua migliore amica. Oggi però ha deciso che non vuole nascondere più la sua dipendenza e quindi è pronta a dire tutta la verità. Ah, quindi praticamente lei ha deciso di dire alla sua migliore amica che lei si mangia le maschere e l'ha portata a farsi fare la maschera. Ma esattamente la definizione di genio qual è? Che fai? Assaggi la maschera? Sì, la assaggio. Anche se non è buona come la mia maschera, quella che mangio. Scappa, Sugnani, scappa. Ok, ok, non farmi spaventare. Come sarebbe la mangi? Quanta ne ingerisci? Poca. Tonnellate! 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 Non molta. Io, per esempio, un barattolo. Un barattolo? Ma come, piccolo così? No, devo stare così. Un barattolo è tanto. Quanto ti dura un barattolo? 10 minuti. Circa un giorno. Se proprio lo mangia lentamente. È strano scoprire che la mia amica mangi maschere all'argilla. Potrebbe danneggiare internamente il suo corpo, quindi... Anche lei è un ex scienziato? E tutti quanti che dicono queste cose incredibili? Da quanto tempo? Diciamo...
Sette anni. Natasha. E poi dici che ti chiamiamo Bagascia. Mi piace anche con la birra. Ok, un attimo, fermi tutti. Questa è una rovina. Con la birra. Aspetta. Ma perché ride? Perché ride? Negli ultimi 7 anni, Natasha, 40 anni, ha mangiato circa un barattolo di maschera all'argilla al giorno. Si può dire che lei è dentro liscissima. Il suo compagno però teme che sia pericoloso. E oggi vuole convincerla a rivolgersi a un medico prima che sia troppo tardi. Da specificare che comunque il fidanzato non è altro che il cosplay di Snoop Dogg. Non posso guardare la persona che amo uccidersi lentamente. Pensi che io mi stia uccidendo? La cosa più spaventosa è che lei realmente non si rende conto. Lei suppone che il fatto che siccome sono vivo, allora automaticamente questa cosa non mi fa male. Ma è sbagliato! It's wrong! Sei sbagliato! In che cazzo di lingua te lo devo dire? È sbagliato! È convinta che sia una dipendenza innocua, ma il suo compagno non è d'accordo e le ha chiesto di consultare un medico prima di provocarsi qualche danno permanente. Prego Dio che questo sia un vero dottore. Mi parli di questo prodotto? È una maschera per il viso? Sì. Lei mangia questa polvere? Sì, così. No, non fallo il mio domande al dottore. Ne mangia questa quantità? Anche di più, questo è solo un assaggino. Ok. Non mangiarlo davanti al dottore! Ha notato un'attività intestinale anomala? Sì, quando cago escono castelli. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta scrivendo lettera per lettera, commento per commento, Natasha la Bagascia. Lascerò un like e un cuore a quanti più commenti possibili. Lo sapete che lo faccio. Ha avuto vomito o dolori addominali? Diciamo che entra più facilmente di quanto non esca. Entra quanto più facilmente non esca. Diciamo che entra più facilmente di quanto non esca. E che cazzo significa? Ok, dobbiamo fare delle analisi, forse perfino una radiografia. Certo. Se c'è scritto uso esterno, il motivo c'è. Lei è un dottore o un ex pagliaccio? Rischia inutilmente un blocco intestinale, gravissime infezioni, danni irreversibili all'apparato gastroenterico. Rischia di morire. Ho avuto i risultati. Dalla radiografia è tutto normale. Come è tutto normale? Io l'ho detto, speriamo che sia un vero dottore. Che razza di macchinario utilizza? Come fa ad essere tutto normale? Uno che si mangia da 7 anni le maschere all'argilla. Quindi, ingerendo tutta quell'argilla, potrebbe incorrere in gravi problemi. Sembra che sia sconsigliato mangiare l'argilla per la possibilità di prendere un parassita. Ah sì? Sembrerebbe che è sconsigliato mangiare l'argilla, è forse la frase più stupida che io abbia mai sentito. Ma te pare? Devo ammettere che non lo sapevo, però io sto bene, quindi mi darò una regolata, ma continuerò a mangiare la mia argilla. Allora tu sai che cosa ti dico, sorella mia, ma vattene pure a fango, vai proprio vai là, mangiati l'argilla, caga castelle di sabbia e fai quello che vuoi. Natasha sta ancora cercando di superare la sua dipendenza. Oggi si limita ad un barattolo di maschera ogni 2 settimane, che è come dire che si è messa a dieta. Quindi ragazzi, che dire, io spero di cuore che questo video in qualche modo vi sia piaciuto. Se così non fosse, andate pure a mangiare barattoli di maschere d'argilla. No, scherzo, non fate. Venitemi a seguire su Instagram, perché ogni giorno da mezzogiorno a 12:30 nelle Instagram stories pubblicherò una mia stories dove io mangio un barattolo d'argilla. Superiamo i 50.000 like per un prossimo episodio di Io e la mia ossessione, qui dal quartier generale di Auer. È tutto, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ancora non riesco a capire come lei proprio i cucchiai. Dentro di lei ha una collezione di vasi, forse. I famosi vasi sanguigni.